c'è una collaborazione, insomma, che nasce esattamente un anno fa, esattamente durante il precedente Salone del Mobile, un incontro che facciamo quasi casuale, anzi assolutamente casuale. Inizia un duetto-duello con Vincenzo, tramite Francesco che fa da mediatore, e lottiamo con pennelli e penne su un foglio bianco, nasce un lavoro a quattro mani e lì si parte per un progetto pensato per questo Salone del Mobile. E quindi uno scambio continuo e repentino di fogli, di piatti, di piastrelle, di vasi, che poi sono appunto scaturiti nel lavoro che hai visto qui dietro. E questi nascono sempre da un lavoro a quattro mani. Un lavoro a quattro mani tra Sardegna e Puglia, due estremi, come dice Francesco, l'alba in Puglia, il tramonto in Sardegna, questa isola, questa penisola che si incontrano e si scambiano così pareri, opinioni, sguardi e fanno scaturire queste cose che tu hai visto. Ma la cosa importante è il modo in cui abbiamo, insomma, lavorato, la sintonia e l'assoluta tranquillità, l'assoluta armonia con la quale queste cose hanno visto la luce. Con Vincenzo c'è stato come dire, abbiamo un modo di lavorare molto simile, si parla poco e si agisce molto. Deve fare una domanda o devo. Concordo. Sì, concordo pieno con quello che ha detto Antonio. E, tra l'altro, lo sposalizio di regioni è molto bello perché anche noi, in fin dei conti, siamo quasi un'isola e quindi siamo solidali anche geograficamente con lui. Il rapporto grafico che è nato è straordinario anche perché si fonda in entrambi i casi sull'ossessione per il segno, per il disegno e anche per la quantità, non solo per la qualità, come dire, degli elaborati. Tocca a te. Sì. No, il mio compito è esattamente questo, quello di stare in Stare in mezzo, mezzo. di tenere l'uno, l'altro, tirarlo verso l'altro. Perché sì, perché l'alba nasce dalla parte nostra, dalla Puglia verso l'Adriatico, il tramonto è dalla parte loro su, voi avete lì Capocaccia, Alghero, dove il sole tramonta, quindi insomma. il sole tramonta e quindi alba in Puglia, tramonto in Sardegna, ma la notte in realtà l'abbiamo fatta a Milano, perché molti di questi disegni sono maturati di notte. E quindi, insomma, il ciclo giornaliero l'abbiamo Si vede compiuto completamente. E nulla, quindi, insomma, devo dire che da quell'esperienza che ha citato Antonio all'inizio, cioè di questo duetto-duello a quattro mani su un foglio molto grande, 70-100, che è durato per più di un'ora. Si è visto subito che c'era comunque un'intesa, una complicità, anche culturale di entrambi e che si sono subito trovati. Devo dire che tra l'altro il frutto di quel primo disegno è stato subito straordinario, quindi ha lasciato intendere che ci fossero delle grandi speranze e possibilità. E quindi è quello che poi è stato fatto su tutti questi prodotti. Gli esposti qui sono frutto di un nostro appunto palleggio a quattro mani, di un rimando e di uno scambio continuo di disegni. Alcuni sono stati fatti proprio in diretta a quattro mani, perché Vincenzo era qui. E i vasi che invece hai visto giù sono 18 vasi, sono pezzi unici. L'ultimo è stato completato 5 minuti prima del press day di domenica, perché abbiamo lavorato in pratica mattina e sera per completarli, insomma, perché richiedono chiaramente impegno, attenzione e soprattutto sono appunto colori e materiali che si usano direttamente sulla terracotta, e quindi quello vuol dire, insomma, che ci sono
pochi margini di errore, ci dovrebbero essere pochi margini di errore. Devo dire che anche così, con l'errore, con un tratto sbagliato, si può poi, come dire, operare, ricavare, cercare di riportarlo a quello che tu avevi in mente, ma questo con Vincenzo insomma è sempre molto facile. Vuoi dire qualcosa sui vasi che abbiamo fatto? Sì, credo che siano la parte come dire, più naturale per certi versi, anche perché sono direttamente disegnati sulla terracotta e quindi il materiale nella sua forma più primitiva, e questo rappresenta per il segno di Antonio e per il mio forse un punto di congiunzione, in quanto può esprimere al meglio delle forme primigenie o comunque dei colori o delle forme di tipo archetipico, ecco, e anche un po' visionario o mostruose, come faceva parte insomma dei miti del nostro, anche esattamente, che è durato un anno, esattamente un anno, e mai solo l'inizio. Peraltro, voglio dire, bisogna dire una cosa: tu mi hai detto che hai visto sul Lirico, la facciata del Lirico. Ecco, in realtà quello è un progetto molto importante che nasce appunto tramite il Francesco, perché è anche presidente della Fondazione Dio Guardi, ed è lui che mi ha proposto un giorno, esattamente un anno fa, di lavorare sulla facciata del Lirico. È un progetto che io ho fatto, ma immaginando che mai poi mai avrebbe visto la luce, gli ho consegnato questo disegno, ho pensato ad una cosa, queste tre figure che venivano fuori dal teatro anziché stare rinchiuse dentro una scatola, l'abbiamo intitolata appunto Com'è bella la città, è un omaggio a Giorgio Gaber, alla Fondazione Gaber, grazie alla Fondazione Gaber che ha permesso anche appunto mi ha permesso di utilizzare una canzone di Gaber così importante per raccontare questo fatto. La Fondazione Dio Guardi come dire, è stata il deus machina sul Francesco soprattutto, insomma, e tramite lui che è stato il perno di tutto questo lavoro ha visto la luce, ed è un omaggio alla città, è un omaggio alla bellezza di Milano, è un omaggio alla capacità di Milano, che ha Milano, di accogliere chi arriva da fuori. Non riusciamo a parlare di qualcosa che diventa, si concretizza. Ho invitato Antonio a venire a visitare il cantiere del Teatro Lirico affinché avesse idea di cosa si trattasse e soprattutto per pensare a questa installazione sulla facciata. Nel venire a fare visita al cantiere, si è sorpreso di questa configurazione spaziale temporanea che c'è, che è caratterizzata da una fittissima presenza di tubi innocenti che saturano tutto lo spazio della torre scenica, della sala teatrale, e quindi si è pensato che fosse un luogo perfetto per lui per fare una sfilata. Non abbiamo fatto in tempo a pensarlo che settembre è arrivato subito dopo pochi mesi. E quindi è successo anche quello. Insomma. È successo anche quello. Anche questa sfilata, sì. Grazie appunto a questa iniziativa, si chiama Cantiere Evento, dove Francesco appunto rappresenta che è un'operazione che si fa in Francia già da 30 anni, ma qui puoi intervenire tu a raccontare cosa succede. E per la prima volta siamo riusciti a portarla in Italia dopo appunto 25 anni, grazie, devo dire, a uno stato di salute di questa città che permette di fare cose inedite, inaspettate, e quindi insomma dando conto di essere in un momento di grazia, e Milano lo è a tutti gli effetti.